Deserto economico e macelleria sociale. Questo è lo scenario che l'Unione Europea, con la sua Green Economy, sta preparando per l'Italia. Catastrofismo? Complottismo? No, lo dicono i dati del Censis e di Confcooperative. Con la transizione ideologico-ecologica imposta a tappe forzate da Bruxelles, 1,5 milioni di aziende italiane rischiano la chiusura e 5,5 milioni di persone di perdere il posto di lavoro. Intendiamoci, l'obiettivo di un ambiente pulito, di un'economia sostenibile è condivisibile, ma sostenibile non è il percorso intrapreso per arrivarci. Sostenibili non sono i costi né i tempi. Non lo sono per le tasche degli imprenditori reduci dalla crisi Covid, dall'aumento dei costi delle materie prime, dalla concorrenza sleale cinese. Imprenditori che a causa degli obblighi imposti dalla transizione ecologica stanno per finire soffocati da certificazioni, dazi, moduli e burocrazia. I costi previsti per una piccola e media impresa sono folli, oltre 100.000 euro tra certificati ISO, spese per consulenze, bilanci di sostenibilità, sistemi di gestione, aggiornamenti dei sistemi informatici, rinnovi del parco auto, impianti energetici, misurazioni delle emissioni di CO2, dei cicli di vita dei prodotti. Tutti i costi che peraltro non renderanno le nostre aziende più competitive, ma solo in grado di non essere buttate fuori dalla filiera produttiva. Sapete come andrà a finire? Che molte aziende saranno costrette per sopravvivere a spostare gran parte della produzione all'estero, nei paesi in cui costa meno, aumentando spedizioni e trasporti di merci, col risultato che inquineranno comunque l'ambiente, forse di più, e che molti lavoratori italiani resteranno disoccupati. E allora, che beneficio ne avremo? Noi nessuno, i paesi extraeuropei moltissimi.